Sull'alto di un colle che domina la bassa valle del fiume Sinello sorge Monte Odorisio, con un panorama che si estende dai massicci della Maiella e del Gran Sasso fino alle isole Tremiti sull'Adriatico. Il nome rimanda a quell'Odorisio, conte dei Marsi, che la ebbe in signoria fino alla fine dell'anno 1000, per poi divenire terra del regno di Napoli prima e di quello delle due Sicilie poi e di brigantaggio in ultimo. La parte più suggestiva è quella con i resti della cinta muraria medievale, da cui un tempo si aprivano quattro porte, oggi ricordata solo dalle due torri rimaste intatte. Sulla sommità del colle si trova il castello, la cui posizione strategica garantisce un sistema di avvistamento a larghissimo raggio. Il centro storico è un armonioso intreccio di vicoli e piazzette, un tempo ricco di chiese, conventi e oratori. Oggi è possibile ammirare solo la chiesa di San Giovanni Battista, tardo barocca, con stupendi affreschi e stucchi decorativi. Fuori dall'abitato, invece, si trova il santuario della Madonna delle Grazie, che racchiude uno stupefacente e colorato ciclo di pitture dedicate a Maria. Degni di menzione sono Palazzo Fanghella, punto di raccordo tra le vie centrali del paese, e il Museo per l'Arte e l'Archeologia del Vastese, un'imponente struttura che racchiude una significativa serie di resti appartenenti al passato. Monte Odorisio è stato da sempre luogo di incontro e punto di snodo di vicende importanti e residenza di personaggi illustri. Venite a scoprirlo.